Questo è il quarto ed ultimo video con tutte le piste dei piani di Bobbio. Se non avete visto gli altri tre, vi consiglio di guardarli prima di questo. E adesso non perdiamo tempo perché oggi vi farò vedere una pista segretissima, facilissima. Dalla seggiovia del Fortino, andando in direzione della Valtorta, si arriva lungo questa via qua, qui. E anche se qua è segnata come pista nera, tra i signori, invece che andare giù di qua e iniziare a fare una delle tre piste che abbiamo visto prima, si va da questa parte qua, in questa via, che è una via che possono percorrere le jeep di solito d'estate, ma in questo caso qua inverno la si può fare tranquillamente come una ciaspolata, una passeggiata tranquilla, oppure anche con gli sci. In questo modo si possono da una parte evitare discese più impegnative della Valtorta, dall'altra fare un ampio giro panoramico molto bello attraverso il boschetto e godersi il silenzio e la pace del bosco. Ma prima vi ricordo che questo video è offerto dal B&B Rocca di Baiedo, un casale con una storia di oltre 500 anni che vi aspetta a Pasturo, nel cuore della Valsassina, a due passi dal lago di Como e naturalmente di fronte ai piani di Bobbio. Camere accoglienti con grandi bagni e colazioni con squisiti prodotti nostrani. Inoltre, gli ospiti del B&B Rocca di Baiedo possono usufruire di tantissimi sconti che vanno dal noleggio attrezzature, bar, ristoranti, negozi, scuola sci e molti altri. Quindi un grande grazie al B&B Rocca di Baiedo e tuffiamoci nella pista segreta della Valtorta. Come vedete è una pista molto semplice, basta saper andare con lo spazzaneve e tranquillamente la si può fare. Quindi anche le persone meno esperte possono fare la pista della Valtorta e godersela fino in fondo. Arrivati a questo punto, incrocerete la pista 11 della Valtorta in un punto pianeggiante. Facendo attenzione agli altri sciatori che potrebbero arrivare, attraversate la pista, poiché dall'altra parte ricomincia il sentiero. Thank you.
qua che ci ricolleghiamo con la via principale, attraversiamo ed ecco qua il nostro sentierino che riprende, facilissimo da percorrere in mezzo al bosco e in tutta tranquillità. Qui ci ricolleghiamo con la prima via della Valtorta. La discesa, anche se andiamo su quella principale, come vedete, è molto semplice, molto pianeggiante quasi, una discesa molto dolce. Facile. E ancora una volta abbiamo evitato una discesa un po' impegnativa per una molto semplice, che consente comunque anche agli sciatori meno esperti di fare la splendida Valtorta. Anche in questo caso, invece di scendere giù lungo la Nera, andremo per questa viuzza, tranquilli e beati, con calma, godendoci il bello della montagna e della neve. Questa è anche una bella passeggiata da fare a piedi, una bella ciaspolata, quindi non soltanto con gli sci. Fantastico, in mezzo al bosco, non c'è nessuno, che bello, eh? Che pace.
Ecco qua che ci riavviciniamo alla pista principale, ma noi non andremo nella pista principale, ma rimaniamo nella nostra stradina, nella nostra pista segreta. Che pochi conoscono, veramente pochi. Ed ecco qua, siamo arrivati alla fine di questa pista, alla seggiovia della Valtorta. Quindi come vedete anche la Valtorta può essere fatta da sciatori non esperti, facendo anche una pista molto bella, piacevole e tranquilla. E qui in cima allo Scellera, a 2000 metri di altitudine, con alle spalle il Parco Naturale della Grigna, si concludono i nostri video dedicati a tutte le piste dei Piani di Bobbio. Un grande grazie al B&B Rocca di Baiedo, che vi aspetta a Pasturo, nel cuore della Valsassina, e un salutone a tutti.